Un convegno sulla corruzione nella pubblica amministrazione, una mostra che racconta questi decenni e un accorato appello a parlare di mafia e d'antimafia perché non siamo ancora coscienti di quanto sia pericolosa e di quanto sia radicata anche al nord la presenza delle organizzazioni mafiose. I 30 anni della DIA, i 30 anni di antimafia di donne e uomini dello Stato sono stati celebrati anche a Brescia. Il periodo storico che ci troviamo a vivere, il post-pandemia e l'arrivo dei fondi europei del PNRR deve farci stare con le antenne più che mai vigili. Perché la mafia segue i soldi, lo diceva il giudice Giovanni Falcone, e Brescia è una delle province più industrializzate d'Europa. Proprio per questo stiamo girando l'Italia, per spiegare ai giovani che le mafie non sono una cosa del passato, non sono una cosa dei tempi di Falcone e Borsellino, come mi rispose un ragazzo in una scuola, ma che è un problema attuale, soprattutto alla luce del PNRR che sta per essere posto in essere grazie ai fondi dell'Europa. Se non riusciamo a frenare le mafie, se non riusciamo a impedire alle mafie di impossessarsi di questi soldi, se non riusciamo a impedire alle mafie di impossessarsi dell'economia, i giovani del nostro paese non avranno possibilità di vivere una vita libera nel loro territorio. Proprio perché Brescia è un centro strategico, a breve la sezione della DIA diventerà. Centro operativo avrà un'elevazione di grado, avrà più uomini, più mezzi per contrastare con efficacia anche in questo territorio l'infiltrazione della criminalità organizzata. L'obiettivo è quello di non fare solo repressione, ma di puntare anche alla prevenzione. La DIA ha riconosciuto in questo territorio un volano straordinario per l'economia nazionale, dobbiamo presidiarlo con efficacia affinché la criminalità organizzata, che per il momento è esterna e tenta di infiltrarsi, non possa sedimentarsi in questo territorio, rendendo poi questo territorio schiavo delle loro iniziative. Come queste sono occasioni per creare cultura della legalità, che diventa cultura della buona amministrazione. Cultura che porta a spendere bene il denaro pubblico. Anche zone come queste, ricche, che avranno degli investimenti e soprattutto perché ci sono tanti denari che vengono investiti, occorre in queste zone creare attenzione, creare cultura della legalità. A Brescia ha fatto tappa anche la mostra antimafia itinerante che ripercorre i 30 anni della direzione investigativa antimafia. Al convegno hanno partecipato il sindaco di Brescia, il prefetto, il procuratore generale, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, il procuratore della Repubblica di Brescia, l'ordinario di diritto processuale penale al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Brescia, il capo del secondo reparto della DIA e i rappresentanti delle associazioni antimafia del territorio.